Buonasera, io ho ascoltato, ho letto e ho ascoltato con grande attenzione le relazioni. Vorrei concentrarmi su alcune considerazioni che sto cercando di mettere connesse strettamente alla ricerca. Mi è sembrato di cogliere intanto, come prima cosa, in maniera molto forte, un elemento cruciale nel riflettere su un passato così recente come quello che ci viene oggi sottoposto, negli anni 90. L'intreccio tra presente e passato mi sembra particolarmente forte, parlo dal punto di vista dell'Argentina. C'è un'impressione proprio intorno alla fine degli anni 80 e degli anni 90, un cambio di prospettiva in cui tutti ci siamo trovati e che forse oggi, a distanza di 25 anni, riusciamo un po' alla volta a identificare meglio di quanto sia successo in questi passati. Non c'è dubbio, questo è un discorso che ricordo automatico, non c'è dubbio che lo sguardo storico che poniamo su questo periodo ha delle peculiarità e chiede quello che io mi sentirei di chiedere oggi, è di sviluppare delle iniziative di documentazione e di creazione di archivi. Alcuni anni fa, questo mi sono trovato a parlare con Luisa Chiodi, con altri storici, in maniera difficile rilevare, ad esempio, il fatto che proprio chi era delle nazioni, che si impegnava sul campo, chi faceva le scelte di cui sono stati punti in questa occasione, non aveva nel tempo la prospettiva di ragionare sulle carte d'archivio, su cosa fosse da conservare, su cosa fosse da segnare come importante. Questo succede da tanto sempre. L'archivista non è la persona che gestisce le iniziative, che invece scopre sempre troppo tardi di aver buttato via le carte importanti, di non aver segnato qualcosa di significativo. Io credo che questo sia il momento di costruire l'archivio, proprio perché questa stagione possiamo dire è finita e i cambi di stagione anche per gli archivi sui terreni, di solito si ha bisogno di liberare cassetti o armadi per far posto ad altre esperienze che stanno cominciando. E questo è quello il momento in cui bisogna salvare questi archivi per poter poi capire meglio questi tratti della nostra storia. E il secondo aspetto che mi sembra di poter segnalare dal punto di vista storico è che noi dobbiamo approfondire la ricerca per quanto riguarda le linee di continuità, di cambiamento e di rottura con il nostro passato. La lezione di Marco Abraham apre numerose finestre su questo terreno, ma qui davvero c'è bisogno di andare anche più in profondità, ci vorrà più tempo, ci vorrà più energia, ci vorranno nuove ricerche. Perché, come dire, la linea generativa che porta l'impegno negli anni 90 alle spalle, in primo luogo, la grande cesura della fine della guerra fredda dal punto di vista dell'evento epocale, appunto del muro di Berlino, la fine dell'Unione Sovietica, e al di là degli aspetti di politica internazionale, ha alle spalle quello che tutto ciò rappresenta per milioni di persone che hanno trascorso gli anni 60, 70, 80 dentro un ambiente, un contesto, un clima di fortissime mobilitazioni politiche, divise in maniera più centralistica tra forze politiche molto strutturate, con macchine organizzative potentissime e movimenti che nascevano e si proponevano in alternativa. Tutto
l'evento puntuale del caduto del muro di Berlino o della bandiera che viene abbandonata da Berlino, ma proprio perché crollano sistemi interi di riferimento anche ideologico. E bene il fatto di fare i ricercatori a sottolineare il cambio tra le mobilitazioni attorno alla guerra in Iraq e quello che succede nella guerra di Jugoslavia. Quindi c'è questo alle spalle che secondo me andrebbe approfondito e anticipo le cose che vedete tra un attimo, c'è bisogno di biografie su questo, di microbiografie, anche a livello dire quantitativo significative. Credo che ci siano state molte vite spezzate da questo evento e che hanno dovuto reinventare una pulsione, una motivazione, una spinta che corrispondesse a un'educazione avuta e che trovasse un nuovo modo di esprimersi. Ad esempio, una delle esperienze che io con tanti altri ovviamente quello di notare come dire, l'esistenza di mondi diversissimi tra quelli che avevano come dire, marciato negli anni 80 e quelli che poi troviamo negli impegnati della mobilitazione per la libertà o sul pacifismo costruttivo, concreto. Io ricordo sale per conferenze strapiene di persone in cui non li conoscevo quasi nessuno. Cioè, io credo che su questo cambio ci sia veramente da tornare, non solo per trovare gli elementi di mutamento, ma anche per cercare gli elementi di continuità, perché le radici poi degli uni e degli altri, di quelli che si sono mobilitati negli anni 80, di quelli che sono negli anni 90, probabilmente ci sono molti elementi sulla protezione, affondano poi queste radici in un terreno che era comune. Ecco, questo mi sembra uno degli aspetti più importanti e quindi adesso sto per finire. Ecco, la descrizione che è stata fatta di come questo mondo della solidarietà si è sviluppato dalla presenza germinale dello stato nascente di decine e centinaia di micro realtà che poi crescono, che poi cercano dei rapporti istituzionali, che poi cercano legami, dà l'impressione di un mondo che sta rinascendo, di qualche cosa che sta susseguendo sia un mondo che prima c'era. E allora forse oggi dobbiamo porci qualche domanda, uscendo dalla dimensione strettamente storica. È mancato qualcosa nella relazione tra questo nuovo mondo e il mondo, diciamo, dell'impegno politico precedente, che oggi vediamo in grande sofferenza. E non mi riferisco a situazioni specifiche contemporanee, insomma, alla dimensione della fatica della politica, che è evidente in tutti gli ambienti, dall'amministrazione locale, dall'amministrazione alle istituzioni provinciali, a livello nazionale. E la seconda cosa è conquistare questa tipologia di relazione non solo per una difficoltà o strumentalità di dialogo che questo ci sta, ma anche sarebbe interessante capire che travaso c'è stato tra questo se c'è stato o se non c'è stato, tra questa esperienza della mobilitazione degli anni 90 e il mondo poi dell'impegno pubblico di queste persone che vengono da quella scuola. Cioè, il gruppo che queste migliaia o centinaia di persone che sono impegnate in scelte vitali, scelte di vita in questa iniziativa, sono diventate un pezzo di classe dirigente degli anni 2000 e del 2000, del primo secondo decennio del 2000. Che questa non è una curiosità, questa è
dovrebbe essere l'evidenza, quello che si forma in esperienze così intense non può andare perduto, ma se in realtà andasse perduto sarebbe un elemento ulteriore di crisi della società in cui viviamo.